Ciao a tutti belli di casa e ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore, e oggi d'amore ce n'è tantissimo perché andiamo a fare la gricia, gli spaghetti alla gricia, uno dei piatti più tradizionali di Roma, del Lazio, dell'Abruzzo, insomma non mi va di dire Roma sennò arrivano 10.000 contestazioni, ma a Roma è uno dei piatti più famosi insieme alla matriciana, la carbonara, la cacio e pepe, insomma fa parte di questa famiglia qui, anche se arriva sempre all'ultimo posto, ma merita davvero tanto. Andiamo a vedere come faccio io la mia gricia. Allora, padella sul fuoco, accendiamo a fiamma media e vado a mettere il pepe che ho grattugiato a mano precedentemente e lo tosto, lo facciamo bello tostare fino a che non si sente nelle narici che vi brucia dentro e starnutite. Una volta tostato il pepe lo si mette in mezzo a 30 grammi di pecorino, metto una parte, non tutto, mezzo a 30 grammi di pecorino per una porzione, ragazzi, una porzione, quindi un cucchiaio di pepe e 30 grammi di pecorino. In questa padella così isolata vado a mettere, isolata, c'è un po' di pepe di prima, vado a mettere il guanciale che ho tagliato così a cubettini sottili, volevo cambiare oggi, non cambia la forma, il sapore è identico, quindi la forma la potete cambiare, non cambia il risultato finale, ok? Allora già adesso mi immagino polemiche su polemica, ma che hai fatto, meriti la morte, sono andato in galera per molto di meno. Metto uno spicchio d'aglio schiacciato in camicia così appoggiato sul guanciale, questo è opzionale, so benissimo che non ci va, ma l'ho provato e dà un sapore in più che a me piace, a voi vi piace, non ce lo mettete, ma sti cazzi. A fiamma bassa il guanciale ha tutto il tempo di sciogliersi, di tirar fuori il proprio grasso, guardate, non c'era olio. E poi soprattutto di non bruciarsi ma di diventare croccante e dorato, la cosa è molto differente. Vedete, quando arrivo a questo momento faccio così, così che prende un po' il sapore dell'aglio in camicia e poi tolgo il guanciale croccante, quindi pochi secondi, 10-15 secondi, quindi vado a togliere sia l'aglio che il guanciale croccante lasciando soltanto il grasso sciolto in padella. Il sale nell'acqua della pasta, sempre un pochino, non esagerate, altrimenti col pecorino che è tanto sarà troppo sapido il risultato finale, più c'è anche il guanciale, quindi andate piano. Allora qui nel frattempo si fa sempre la stessa storia che si fa anche per la cacio e pepe e per la carbonara anche, no? Si va a mettere un po' di acqua calda così e si impasta fino ad ottenere un bel impastino denso, ok? Così che dopo ci aiuterà tutto questo impasto di pepe e pecorino a fare una pasta bella cremosa senza panna, perché sennò vi spezzo le mani, lo sapete, no? Per quanto riguarda la quantità della pasta che io preparo nei video, ragazzi, a me che voi mi scrivete ma io che ce faccio con quella, a me non me basta, ricordo che io non sto cucinando per voi, è un video dimostrativo, quindi basato su uno standard di 80-100 grammi a porzione. Se voi ne mangiate 200 raddoppiate le dosi, quindi che voi mi dite ma io quella che ci faccio, ma perché sta a mangiare a casa mia, fammi capire. Allora, per chi incontra delle difficoltà nel fare la crema di pecorino, che questa è una cosa che tutti mi scrivono, a me mi si straccia, mi si separa, mi si fa le palline, non riesco a farlo, vi do un consiglio per tutti, proprio questo adatto per tutti: mettete un po' più di acqua, lo mettete col frullatore ad immersione e frullate tutto quanto, vi verrà una crema liscia simil panna ma solo fatta di pecorino. Poi l'acqua non importa la quantità, perché poi evapora in padella e rimane soltanto la crema. L'importante è riuscire a mangiare questa pasta senza aggiunta di grassi, senza aggiunta di grassi oltre a quello del guanciale ovviamente, ma è meglio specificare. Allora, la pasta è molto al dente ma si piega, è il momento di passare in padella. La padella deve essere calda in questa fase qui. Chi deve fare più di una porzione può lasciare la pasta dentro la pentola, poi mettere l'acqua di cottura da parte e condire tutta la pasta in pentola e man mano si mette un mestolo di acqua per finire la cottura, quindi si può risottare anche in pentola per porzioni più grandi. Così, questo che io faccio in padella per una porzione
voi lo potete fare nella pentola. Quindi togliete la pasta dalla pentola, la scolate, ma l'acqua non la buttate nel lavandino, ve la tenete da parte. Rimettete la pasta nella pentola e poi iniziate a risottare quel mezzo chilo di pasta, un chilo, quello che avete. L'acqua bollente a contatto con il grasso del guanciale che avrete messo in pentola farà una bella cremina deliziosa. Tutto a fiamma alta, mi raccomando, girate sempre altrimenti si attacca. Se l'acqua evapora, la pasta è ancora al dente, si mette altra acqua ed ecco qui perché si chiama risottare, perché si prepara proprio come un risotto. Quando mi chiedete quanta acqua ci va, non c'è una quantità esatta, ci va l'acqua che serve per cucinare la pasta. Questa metodologia di cottura servirà per far uscire l'amido dalla pasta, che poi si incontra con il grasso del guanciale e formano questa bella cremina che vedete qui. Vedete, questa non è acqua, è crema. Adesso siamo arrivati al tempo di cottura della pasta, spegniamo, continuiamo a girare così si abbassa la temperatura più velocemente, deve arrivare a 70 gradi almeno, quindi non bollente. Guardate qui quanto è cremosa, guardate che bella cremosa che è la pasta, e stiamo parlando soltanto di acqua e grasso del guanciale e già c'è la crema. Adesso cosa facciamo? Fuori dal fornello, dopo che sono passati almeno 10-15 secondi, vado a mettere la mia crema di pecorino fatta con acqua di cottura, pecorino e pepe, e vado a mescolare, così a mesciare. Guardate, ah, guardate che bella crema che uscita fuori, sembra quasi che ci sia la panna, invece tutto quello che vedete è solo pecorino. Che cosa facciamo? Continuiamo a girare, perché più si gira col calore poi il pecorino si tirerà, e se andiamo troppo denso dall'inizio risulterà una pasta collosa, e a noi questo proprio non ci va giù. Eccola qua, questa è la densità giusta secondo me, non è né troppo liquida né troppo densa, ma poi va al piatto, quindi calcolate anche questo, i tempi di raffreddamento e tutto. Adesso la mettiamo al piatto, c'è un odore della Madonna. In questo momento c'è grasso del guanciale, pepe e pecorino. Guardate qua che super crema che c'è, guardate che super pasta cremosa che c'è, se riuscite a entrare nel piatto, io spero di sì, perché veramente la gricia non ha niente da invidiare alla carbonara, cacio e pepe amatriciana. Impiattiamo, perché è arrivata l'ora anche della gricia di essere impiattata, e guardate lì che roba, io non dico niente perché parla da sé il piatto, parla da sé la cremosità, guardate qua. Oh là là, oh là là. Ed eccolo qua l'ultimo tocco di crema di pecorino, guanciale e pepe, e poi andiamo con l'ultimo tocco di guanciale, il capo della cucina romana, diciamo che è protagonista in tante ricette della cucina romana. Io lo metto anche nella pasta e fagioli e fa sempre bella figura. Una piccola grattugiatina così di pepe sopra, ma lieve lieve perché già ce n'è, e il piatto è perfetto così e non si tocca. Allora cuccioli ingrigiati, non grifati, ingrigiati siete, guardate qui la crema, ve la faccio vedere, il piatto è super cremoso e c'ha la sua parte croccante che è il signor guanciale. Ragazzi mia, allora adesso ingrigiamoci anche noi, entriamo nel piatto, lo giriamo, prendiamo la nostra parte di guancialotto insieme all'inforchettata, guardate qua che crema, ciao belli. Io credo che voi mi stiate veramente invidiando in questo momento, perché questa è veramente una pasta top che troppo spesso viene scansata. Non so se sentite il crunch del guanciale, ma mamma mia che roba è, ragazzi, non potete non rifarla. Mi raccomando, condividete, mi fate un favore enorme e rifate la pasta e fatemi sapere che ne pensate. Ciao belli.